Sono registrato che sono fatti il gruppo di alcuni, che sono fatti il gruppo di tutti. Non so parlare. Ascolto, buonasera, sono Raffaele Marchetti, mi parlo da Piazzale della parrocchia Santa Maria Assunta di Montezuma, dove vengono i preparativi per il pellegrinaggio da Piedimonte al Santuario di Lamento, nel comune di Montezuma, in cuore del Parco Nazionale di Montezuma, su Molise. Dopo 2 anni di stop, di Piazzale fermo, ci riproviamo. Quest'anno diciamo che siamo agli inizi, perché non si sa la partecipazione se è conta come in altri anni oppure è sporadica, cioè la gente ancora è un po' incerta nel mettersi in viaggio, nel fare assembramenti, perché purtroppo la pandemia è ancora presente in mezzo a noi. Allora c'è, diciamo, c'è questa incognita, ma speriamo che tutto vada per il meglio, che la Madonna che andiamo a visitare ci aiuti, ci protegga, ci guidi in questo nostro cammino. Intanto vi lascio alle immagini che andrete a vedere e auguro un buon pellegrinaggio a tutti. Visto che abbiamo ancora qualche minuto di tempo, possiamo dedicarci a sentire i pareri di questi pellegrini che impavidamente si ripropongono per questo pellegrinaggio. Se prendiamo a caso un certo Pasquale Lucano. Tu sei un piccolo veterano, perché se non ricordo male, l'ultima volta che siamo partiti ti ho intervistato qui sul tuo parere. Mi ripropongo di nuovo a richiederti mo che ne pensi, come la vedi? Quest'anno la vedo un po' non tanto bene, perché c'è stata la pandemia che ci ha rovinato, la gente ha un po' di paura, ma io penso che questo cammino serve per tutti quanti noi, perché la mano di Canneta è una cosa importante farla, perché il mondo è tutto, perché il mondo è e devota a questa Madonna, come tutti quanti i nostri genitori, erano prima di noi, e noi facciamo la stessa cosa. Vi faccio augurare in bocca a tutti quanti che il cammino sia tranquillo e rilassante. Grazie, Pasquale, grazie assai. Presente negli anni passati ci ha provato pure lui. Non è nuovo questo tipo di avventura, però purtroppo, allora invece dal tuo punto di vista, fammi sentire, come la vedi? Vabbè, ma diceva che è per forza maggiore, non è dovuto alla tua volontà. Giusto, sì. Gli facciamo gli auguri, che lui è un intervento di Piedimonte, è un grande amico. Auguri che faccio il crescente, invece che l'anno prossimo possa buttare via il triciclo e venire a chiedere anche lui. Lo
intanto io sentiamo invece il parere di un vecchio pellegrino, che è musulmano, che ci ha parlato. Per quale motivo lui? Perché sono... Allora, forse manco i panni sono anziani, sono giovani pure i panni, e anche chi ci sa dentro. Lui non... però la pandemia non ti emoziona, cioè... Questo no, ormai. Cioè, tu non partecipi perché per raggiungere i limiti di età, ma la pandemia non ti avrebbe... No, no. Ti danno. No. Grazie. Ciao. Oh, sentiamo ancora invece un pellegrino che quest'anno ci accostiamo ai 50 anni di pellegrinaggio a piedi a Canneto, Rocco Mancini. No, dimmi qualcosa di bello, dai. Ho fatto tante esperienze a Canneto, è una tradizione che ce l'ho nel cuore, purtroppo. Il 18 ci abbiamo l'appuntamento ogni anno, anche con la pandemia, senza pandemia, com'è? L'importante è che si parte e che si arrivi. Se andare al santuario a trovare la nostra mamma, vera mamma. Buon viaggio e speriamo bene a tutti. Però ti ringrazio. Circa quasi 50 anni che vado a Canneto. Purtroppo la pandemia mi ha fermato questi 2-3 anni, però vengono ricoverati piano piano. Va bene. E buona serata e buon ringrazio a tutti. Grazie anche a te, no? Grazie. Sì. Allora, tale padre, tale figlio, ultimo intervistato Rocco Mancini, cioè il papà di Simone Mancini, questo è la mia sinistra. Simone, tu non hai 50 anni di pellegrinaggio con papà, però quanti sono? 18 anni. Ogni anno è sempre un'emozione che si sente sempre di più. Circa 2 anni dalla pandemia non abbiamo più potuto continuare il pellegrinaggio, ma quest'anno stiamo riprendendo questa bellissima tradizione, speriamo che vada tutto bene. Auguro un pellegrinaggio a tutti quanti e viva Maria. E viva Maria, sì. Allora, Alice all'ascolto, vi ringrazio per la pazienza che state usando nei miei confronti. Il dovere ci chiama, si stanno organizzando le file per partire, per la partenza. Di nuovo buon pellegrinaggio e buon ascolto a tutti. Vi chiedo scusa di nuovo, ma non possiamo chiudere qui la ripresa senza sentire il parere di una persona devotissima della Madonna di Canneto. Sono contento che mi fate dire qualcosa, perché io avevo 10 anni quando ho fatto il primo pellegrinaggio che si faceva in modo singolo, tra famiglie e altre famiglie. E quindi io sono cresciuto insieme alla Madonna, e sono cresciuto con la Madonna, e speriamo che ancora mi aiuti, perché mi ha aiutato, mi aiuta sempre, e lo riconosco, perché ho fatto tante cose, tanti incidenti, e che la Madonna mi ha aiutato. Poi la Madonna è una cosa seria, perché con la Madonna non è uno scherzo pregare, si prega perché si ha devozione, si sente proprio vicino alla Madonna. Questo era il parere di un vecchio pellegrino, come ho detto, il signor Antonio Costa. Grazie signor Costa. A tua testimonianza, è toccante come sempre. Buon ascolto a tutti, buona visione. Finalmente dopo 2 anni anche l'antica tradizione, fede, ovviamente tradizioni del nostro paese, qual è la
pellegrinaggio verso la Madonna di Canneto finalmente riparte. Siamo qui proprio nel centro storico, c'è il raduno dei nostri pellegrini e tra qualche minuto ci partiremo proprio verso il nostro centro cittadino, dove da lì i nostri pellegrini si avvieranno per una 5 giorni e ritorneranno il 23, proprio qui, dove ci sarà un tradizionale spettacolo pirotecnico proprio alle pendici del Monte Cairo, che richiamerà sicuramente tanta gente dei comuni limitrofi, e questo per noi inizia ad essere un momento di grande tradizione, ma soprattutto anche di grande fede.